Mi sono dimenticato di dire due cose, e lo dico ora. Prima di tutto non hanno rammentato nemmeno il grandissimo Piero Ciampi. Per me il Modigliani della canzone, essendo livornese, ma un po' somiglia la vita di Piero Ciampi a quello che era Modigliani. Grande autore, e molto ironico, cantava molto bene, un personaggio molto eclettico e molto giovane, siamo molto amo. 48-49 anni, non me lo ricordo, è preciso. E poi volevo parlare di un'etichetta importante distribuita dalla RCA, l'etichetta che faceva capo a Nanni Ricordi, L'ultima spiaggia, che era poi l'etichetta dove Iannacci ci ha praticamente inciso di più, che Iannacci con la RCA è entrato nel 1967, se non ricordo male, dopo un bel periodo in Sar, Jolly, dove ha inciso molto, sempre sotto la produzione di Nanni Ricordi, e con l'RCA mi sembra abbia fatto due LP con marchio RCA, uno Arc, Vengo anche un 8-1, e l'altro era quello, si chiamava credo solo Enzo Iannacci, che era del 70, mi sembra, ricordo bene. L'ultima spiaggia fu un'etichetta importante, Iannacci fece un sacco di album, tutti quelli da quelli che, eccetera, eccetera, Bartali ci ha inciso, una cosa molto importante. Poi della numero uno non si è sentito parlare niente, nemmeno della PFM, nemmeno degli artisti come la Formula 3, il volo quello vero, che era il gruppo, quello prog, fatto da Radius nel 73-74, fece due LP, belli, bellissimi tutti e due, sempre per la numero uno. E poi, dunque, sull'ultima spiaggia c'era da dire anche, da rammentare dei cantautori interessantissimi che però non vengono sempre rammentati. Uno è sicuramente Ricky Gianco, che ci ha inciso diversi album, uno di cui fantastico è Arcimboldo, disco meraviglioso, e poco ricordato, fra l'altro, poco ricordato. L'altro era Gianfranco Manfredi, che fece un dischetto LP che si chiamava Ma non è una malattia. Poi è diventato anche autore televisivo, mi sembra, faceva diversi programmi, specialmente di tipo Cabaret, se non ricordo male. Vabbè, poi c'è anche da dire la sezione colonne sonore, che non è stato rammentato proprio niente, al di fuori qualcosa, qualche accenno Morricone, ma la colonna sonora original cast è una pletora di colonne sonore, tantissime, molto rare, molto rare, perché la RCA fece una serie di colonne sonore numerosa, già dai primissimi degli anni 60 o 62, dai 62 in poi, credo si andava avanti fino alla metà degli anni 70, l'etichetta SP8000, una serie di LP di colonne sonore molto rari che non venivano messi in commercio, ma venivano dati solamente alla stampa. Pochissime copie, roba di a volte nemmeno 100 copie, quindi cose da collezione in assoluto. E ci sono le cose interessanti. Poi ha distribuito anche delle due eccellenze a cavallo fra il 60 e il 74 delle colonne sonore, la Cinevox e la Cam, con tutte le colonne sonore di Fellini. Queste sono cose importanti, non sono mai state rammentate. Alla prossima.